le tentazioni della carne, le tentazioni della carne. Poi tra i 10 comandamenti c'è anche scritto: non desiderare la donna d'altri. Non desiderare la donna d'altri. E Gesù nell'orto degli ulivi, prima di essere arrestato, disse ai suoi discepoli: pregate, pregate, perché lo spirito è forte, ma la carne è debole. Allora, cos'è successo? È successo che in Svizzera i giudici avrebbero assolto degli stupratori perché questi stupratori hanno avuto le attenuanti della tentazione della carne, cioè la girl che essi avrebbero stuprato è stata violentata solo per una decina di minuti. Poi c'è l'attenuante perché la girl avrebbe mandato segnali, c'è scritto nella sentenza, contraddittori, contraddittori. Ecco, per cui la magistratura elvetica avrebbe detto in pratica che questi stupratori hanno agito sulla base delle tentazioni della carne, le tentazioni della carne. Ed ora le donne elvetiche protestano contro questa sentenza ed hanno ragione. Questi magistrati, guardate che io la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video, e questi magistrati dimenticano il comandamento non desiderare la donna da altri, è perché questa girl che è stata stuprata, violentata, non apparteneva mica agli stupratori, era, scusate, donna apparteneva a mamma e papà. Se poi era sposata, apparteneva al marito. Mi si scusi, c'è scritto nei 10 comandamenti: non desiderare la donna d'altri. Non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. C'è scritto, i magistrati non tengono conto di questo, che non ci possono essere attenuanti per uno stupro. Cioè gli stupratori non possono dire io ho subito le tentazioni della carne perché quella girl tentava la mia carne, mi lanciava dei segnali contraddittori, perché c'è scritto nei 10 comandamenti, non desiderare la donna d'altri. Poi c'è anche Gesù che parla della carne, cioè che la carne è debole. Sì, la carne è debole, lo spirito è forte, la carne è debole. In ogni caso ci sono i 10 comandamenti. Non desiderare la donna d'altri. Perché in patriarcato c'è la proprietà privata. Io queste cose le ho spiegate per filo e per segno in questa mia opera storico-mitologica. In patriarcato c'è la proprietà privata. E la donna in patriarcato appartiene sempre a qualcuno, o appartiene a mamma e papà, o appartiene al marito. E questa è la situazione in patriarcato, va bene? Non l'ho mica inventato io il patriarcato, in patriarcato c'è il matrimonio monogamico patriarcale, c'è il pater familias e via di seguito. Quindi fanno bene le donne elvetiche a protestare in nome di 10 comandamenti, uno dei quali dice non desiderare la donna d'altri. Più chiaro di così si muore. Quindi la magistratura elvetica non poteva assolvere questi stupratori tirando in ballo l'attenuante della tentazione della carne, perché ci sono i 10 comandamenti, non desiderare la donna d'altri, cioè uno non deve desiderare una girl che ancora appartiene a mamma e papà o una lady che appartiene a suo marito. Non so se mi sono spiegato, cari amici, e la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. E chi sono io? Chi sono io? Io sono questo qua. Opero su Dailymotion,
Daily Motion su YouTube. Su YouTube addirittura ho oltre 10 milioni di visualizzazioni, per cui io posso dire di essere uno dei più potenti opinionisti del web, e questa è la mia ultima opera. Ok, molto bene. A tutti, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.